Benvenuti a questa prima puntata di Tech Shots. Io sono Marco Abiuso e vi guiderò in questo ciclo di brevi lezioni su Kaspersky Security Center. Vediamo gli argomenti di oggi. Oggi tratteremo l'installazione di Kaspersky Security Center. Tratteremo solo alcuni aspetti in dettaglio, e quindi come definire la grandezza della rete, i plugin di Security Center, e come gestire e abilitare le funzionalità per l'MDM. Partiamo subito con l'installazione. Ignoriamo la notifica perché in questo caso non abbiamo bisogno delle funzionalità System Management. Proseguiamo. Scegliamo installazione custom. Ecco, qui notiamo subito che la gestione dei dispositivi mobili è un componente aggiuntivo, quindi se vogliamo gestirli senza dover poi effettuare modifiche all'installazione di Security Center, è necessario selezionarla immediatamente. Qui invece vediamo che ci viene richiesta la grandezza della rete. Questo non pregiudica la funzionalità di Kaspersky Security Center, quindi non c'è bisogno di eventualmente effettuare nuove installazioni o modifiche all'installazione, però seleziona le funzionalità già attive in Security Center, quindi a seconda della scelta che noi faremo qui verranno già abilitate delle funzioni che poi eventualmente dovremo abilitare o disabilitare successivamente. Le funzioni che vengono abilitate le troviamo in questa tabella. Ecco, qui vengono elencate le tre principali. La prima riguarda l'inizio di un task di gruppo. Normalmente sotto i 100 computer i task di gruppo partiranno su tutti i computer contemporaneamente. Invece sopra le 100 postazioni viene abilitata l'opzione per far partire il task sulle macchine in maniera casuale. Poi nel Security Center si può decidere di quanto allungare il tempo di partenza casuale. I server slave sono sostanzialmente l'opzione visibile di poter gestire dei server secondari collegati appunto al Security Center principale, mentre le impostazioni di sicurezza servono sostanzialmente per dare i permessi di accesso ad altri utenti oltre a quello principale. Quindi in questo caso scegliamo per esempio 100 e proseguiamo. Lasciamo l'account di default, che potremo cambiare successivamente, e proseguiamo anche per l'installazione del SQL Server con quella predefinita, compresa nel pacchetto di installazione, come pure KVShare e report. Ecco qui, vediamo che viene richiesto l'indirizzo IP o alternativamente l'indirizzo DNS o NetBIOS dell'Administration Server. È indifferente specificare IP o DNS a meno che noi sappiamo di particolarità di questa macchina che cambierà IP o nome, quindi va a scelta dell'utente. Mentre la schermata successiva riguarda appunto i dispositivi mobili. Quindi, siccome abbiamo abilitato nella prima schermata il modulo per la gestione dei dispositivi mobili, ci viene richiesto di indicare l'indirizzo che sarà riconoscibile a questi dispositivi mobili. Quindi, sostanzialmente, in un caso realistico, l'indirizzo IP esterno sulla rete internet. In questa schermata, invece, vediamo l'elenco dei plugin disponibili. Ecco, vi ricordo che come impostazione predefinita viene installato soltanto la gestione di Kaspersky Endpoint Security 10. Quindi se abbiamo la necessità di gestire i dispositivi mobili, va come minimo abilitata la Security 10 for Mobile, e se abbiamo intenzione per esempio di gestire delle macchine che erano già preinstallate con le versioni precedenti di Kaspersky, possiamo per esempio abilitare l'Endpoint Security 8 e l'antivirus 6 MP4, così potremo gestirle successivamente senza dover abilitare altre funzionalità. Ecco, è abbastanza importante perché può capitare che successivamente non riconosceremo queste macchine nel Security Center proprio perché non sono installati i plugin. Proseguiamo con l'installazione e attendiamo. Accettiamo
il license agreement di ogni plugin e attendiamo la loro installazione. L'installazione è completata, possiamo eseguire l'Administration Console. E possiamo già partire con il Quick Setup Wizard. Ecco, per oggi abbiamo finito. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.